Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ritorno con l'assaggio degli snack dalla Germania e oggi torno con questi Funny Frisk, queste ciambelline di mais al gusto di caramello, che mi hanno subito incuriosito soprattutto per la forma, mi ricordavano vagamente le nostre Yonkers e soprattutto ovviamente il gusto. Perché degli snack a base di mais col caramello, salati dovrebbero essere, e salati con arachidi, se non ho capito male, e non li ho mai assaggiati, quindi sono davvero molto molto curiosa. Lascerò io poi qui la traduzione degli ingredienti, andiamo a vedere anche quante calorie ci sono. Per 100 grammi 474 e sono costate 1,49 euro e dentro ce ne sono 110 grammi. Vado ad aprire. Oh, l'odore è di arachidi, pazzesco. Vi faccio vedere all'interno. Sono effettivamente delle ciambelline. L'odore di arachidi è fortissimo. Molto particolare come sapore. Si sente sia il sapore delle arachidi che quello del caramello. Anche il mais. Sono buone. Però secondo me un po' troppo stucchevoli. Non sono di quelle patatine o di quelli dello snack che dici oh, me lo mangerei tutto. No, questo è il quarto, credo, che sto mangiando e già per me va bene così. Secondo me ci voleva un pizzichino di sale in più, perché ne ho detto veramente pochissimo. Passiamo adesso alla parte dolce. Restando in tema caramello, preparatevi perché sto per farvi vedere una cosa che qui non esiste affatto, ed è questo Twix al caramello salato. Ci rendiamo conto? Cioè, la confezione che è bellissima, di questo azzurro meraviglioso. E il Twix, ovviamente, è il Twix, che secondo me tra gli snack è il più buono in assoluto. Al solito le barrette durante il viaggio si sono leggermente attaccate l'una con l'altra, ma farò piano e cercherò di staccarle. Inizio subito col dirvi che in questa confezione ci sono due barrette da 23 grammi e ogni barretta contiene 113 calorie. Poi, per quanto riguarda invece gli ingredienti, ve li lascerò qui al solito già tradotti, anche perché è scritto veramente minuscolo e faccio fatica a leggere, purtroppo. Quindi, l'ho pagato 69 centesimi, vi ho detto tutto. E vado ad assaggiare. Un odore di cioccolato pazzesco. Mi sa che stavolta, oltre che essersi sciolte, si sono anche un po' sfracellate perché vedo pezzi di biscotto che fuoriescono. Purtroppo stavolta si è schiacciato, ma non ci preoccupiamo. Vado ad assaggiare subito perché sono curiosissima. L'odore è buonissimo, come il Twix, appunto, di caramello e cioccolato. Strabuono. Pazzesco.
Pazzesco. Sotto i denti si sentono in effetti granelli di sale. Non me li aspettavo così. Buonissimo. Devo dire che mi è piaciuto davvero tanto. Il contrasto con il sale è presente. Mi è piaciuto molto, soprattutto il fatto di sentire il sale in grani. Il contrasto è veramente pazzesco, quindi se vi piace il Twix, vi piacciono i contrasti, questo ve lo consiglio assolutamente. E per l'ultimo assaggio di oggi, questa barretta Knoppers alle nocciole. La barretta pesa 40 grammi e l'ho pagata 79 centesimi. Anche qui al solito vi farò direttamente la traduzione degli ingredienti. A livello calorico ne contiene abbastanza, infatti 100 grammi ne contengono 533, quindi con una barretta non arriviamo alle 250, però comunque è abbastanza importante come introito calorico. Dovrebbero esserci vari strati all'interno di questa barretta, perché appunto nella foto sono ben evidenti. Vediamo un po' come si presenta e vediamo se effettivamente rispecchia quello che è sulla foto. Anche questa si è leggermente schiacciata, però il viaggio è pesante. Wow, un bel crunch. Beh, allora, a livello di immagine, la rispecchia abbastanza, secondo me. Ci sono i vari strati e sono davvero ben evidenti. Sembra croccante, visto il crunch di quando io l'ho spezzato. Credo che ci sia anche del wafer. Vediamo. Allora, non male. Non è neanche eccessivamente dolce, quindi da questo punto di vista a me è piaciuta, però non mi piace la consistenza perché lascia la bocca troppo impastata. Mi sento appunto i denti impastati, forse per la presenza del caramello. Qui appunto ci sono, c'è il wafer, il caramello, le nocciole, lo strato al latte. I gusti in effetti sono parecchi. Come abbinamento però è gradevole, insomma, ci stanno. Ecco, se volessi fare un paragone, sembrerebbe quasi un mix fra il Mars, il Kit Kat e il Ferrero Rocher, perché ci sono tutti e tre gli elementi all'interno. Questa è solamente la mia impressione. Se a voi questi gusti piacciono, ovviamente mangiatelo e fatemi sapere se vi è piaciuto e come l'avete trovato? Vi mando un bacio e ci vediamo presto in un'altra ricetta o in un nuovo video assaggio. Alla prossima, ciao!